È stato celebrato con una solenne cerimonia il 70° anniversario della componente aerea del Corpo dei Vigili del Fuoco, tenutasi nell'hangar del reparto volo a Ponte Cagnano Faiano in provincia di Salerno. Nel giugno del 1947, un giovane ufficiale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Domenico Andriello, ebbe l'intuizione di dotare il reparto di un elicottero per coordinare interventi complessi di soccorso e attività di spegnimento incendi. Nel 1954 la componente aerea dei Vigili del Fuoco in Italia divenne operativa con 3 elicotteri assegnati a Roma, Modena e Napoli. Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità regionali, provinciali e cittadine ed esponenti politici. Celebriamo questo importante componente dei Vigili del Fuoco che abbiamo visto in recuperi eroici in Emilia Romagna e li vediamo tutti i giorni nella lotta agli incendi, nel recupero a persone. C'è un investimento importante che il governo ha fatto già nella scorsa finanziaria per l'acquisto di nuovi mezzi di soccorso, in particolar modo elicotteri, un investimento di 160 milioni di euro che da qui al 2026 completerà e potenzierà di molto la flotta aeronavigante dei Vigili del Fuoco per fornire un supporto maggiore alle popolazioni e un servizio ancora più penetrante nei territori.